Nel video precedente abbiamo parlato di come possiamo rimettere in strada i veicoli che non hanno documenti in regola. Vi ho parlato, spero abbastanza in maniera chiara, del veicolo di origine sconosciuta. Adesso rimangono le altre due casistiche, cioè quando noi abbiamo fisicamente targhe e documenti, oppure quando noi abbiamo un foglio di radiazione. Bene. La prossima cosa di cui vi voglio parlare è quella del foglio di radiazione, molto molto semplice anche questa. Come ho detto la volta passata, la prima cosa da fare è ottenere il certificato di rilevanza storico. In ogni caso, questo comunque è un documento utile e importante, fa piacere anche averlo perché comunque certifica che il vostro veicolo è di interesse storico e collezionistico. Quindi, spendere, diciamo così, qualche euro per questo documento, secondo me, oltre che essere necessario, fa anche piacere. Bene, con questa documentazione qui e sempre il certificato del meccanico che comunque avrà dovuto fare qualche operazione, perché come nella volta passata, il veicolo, anche se conservato in ottima maniera, però magari appunto non avendo circolato su strada, essendo stato fermo, avrà bisogno di qualche cura, i freni, il serbatoio, insomma, le parti vitali devono essere ispezionate. Quindi il certificato del meccanico è una cosa imprescindibile. Anche in questo caso, dopo aver prodotto il certificato di rilevanza storico e il certificato del meccanico, ci dobbiamo ovviamente recare alla motorizzazione, la quale ci farà compilare i soliti stampati che sono poi la copia del CRS e insomma di tutte le caratteristiche tecniche e i dati del proprietario. Anche in questo caso dovremo affrontare il collaudo e, come vi ho detto prima, la procedura è uguale, quindi l'ingegnere dovrà riscontrare da tutta la documentazione che ha tutte le caratteristiche sul veicolo. E soprattutto che ci siano tutte le omologazioni, tornino tutte le misure e i materiali siano recenti. Non andate lì con le gomme schiantate, anche se sono omologate e di quella misura lì, se no vi rimandano indietro e con goccioli strani. La moto, comunque, sia per voi che per l'ingegnere, deve essere, diciamo così, presentata in maniera dignitosa. Fatta questa operazione e tutto va tutto bene, va tutto in porto, anche qui purtroppo non possiamo avere le targhe vecchie. Dobbiamo reimmatricolare il veicolo con una nuova targa, anche se abbiamo il foglio di radiazione. Quindi anche questa è un po' una problematica, la odio perché io sono un veicolo storico, mi fa schifo vedere le targhe moderne, però è così. Come ho detto prima, bisogna un po' stringersi nelle spalle e almeno c'è stata l'opportunità di poterle rimettere in strada e quindi un piccolo compromesso lo dobbiamo avere. L'ultima casistica è quella in cui abbiamo tutti i documenti, cioè targhe e libretti, però il veicolo non risulta più iscritto nei registri del pubblico registro. Qui bisogna fare due distinzioni. La prima è se il veicolo è stato cancellato per non aver pagato i bolli, mi sembra la legge dell'83, allora è possibile reiscriverlo. Come facciamo? Oltre ad aver prodotto il solito certificato di rilevanza storico, il solito certificato del meccanico, ci dobbiamo recare al PRA, fare una ricerca con le targhe, loro ve la faranno sugli archivi storici cartacei, ci vorrà un giorno, 2 giorni. E dovremo pagare, diciamo così, una multa. In cosa consiste? Consiste nel pagare ovviamente 3 anni di bolli arretrati, ovviamente scalati su un veicolo storico, quindi sarà comunque una cifra irrisoria, leggermente rivalutati. Con questo foglio qui noi ci dobbiamo recare in motorizzazione, oltre a tutta l'altra documentazione, e redigere il solito plico di documenti. In questo caso è a discrezione della motorizzazione se rilasciare d'ufficio la documentazione, che in questo caso noi abbiamo già, quindi è l'unico caso sui tre nel quale noi possiamo reimmatricolare, diciamo così, riportare in strada, forse più corretto, il veicolo con la propria targa, con i propri numeri e il proprio libretto di circolazione. Quindi,
Altre motorizzazioni però si riservano il diritto anche qui di ispezionare il veicolo in maniera fisica, quindi un altro collaudo, però di solito che io sappia è una operazione che avviene d'ufficio. Quindi in tutti questi, in tutti e tre di questi casi forse è una procedura che è leggermente più semplice o perlomeno quella che dà i frutti un pochino migliori, proprio perché noi possiamo rimettere in strada il veicolo con le proprie targhe e documenti di allora. Altrimenti, se il veicolo è stato radiato per altre cause, cioè esportazioni oppure che ne so io, ci sono dei fermi amministrativi, qui è un problema. Quindi io vi consiglio sempre, quando possibile, prima di acquistare un veicolo, dato che costa veramente poco, fate una visura. Nel caso in cui voi abbiate i documenti, come è successo nell'ultimo caso, cioè voi avete targa e libretto in maniera fisica, è molto semplice. Anche con il foglio di radiazione, dato che voi avete scritto su un foglio di carta il numero di targa, è possibile fare la visura. Costa di solito 5-10 euro, insomma una vischierata. Voi andate al PRA, la richiedete, loro ve la fanno avere, di solito è sugli archivi cartacei, e vi dicono vita, morte e miracoli di questo veicolo. Quindi da lì poi insomma starà a voi decidere se continuare nell'acquisto oppure no. Il caso più difficile è il veicolo di origine sconosciuta, proprio perché non avendo né targhe fisiche né numeri fisici per poter fare un'ispezione, risulta molto molto complicato. Ci sarebbe una via che è quella di presentare una richiesta o alla casa madre della moto oppure al comando della polizia o dei carabinieri locale il numero del telaio e vedere se ci sono denunce, diciamo così, su quel veicolo, e da lì magari risalire al numero di targa. Oppure, se si ha un santo in paradiso, un amico alla motorizzazione, con il numero di telaio dovrebbero riuscire a arrivare al numero di targa. Comunque è molto molto difficile nel caso dell'origine sconosciuta. Quindi negli altri due casi cercate sempre di fare la visurina, costa poco e vi leva da tanti guai. Nell'ultimo caso bisogna un po' andare alla cieca, e se proprio proprio non potete fare a meno, cercate di spuntare un prezzo molto molto basso nella vendita, se c'è qualcuno che ve la vende, oppure se si trova un veicolo così buttato in un granaio, si starà un po' alla sorte. Comunque, in ognuno di questi tre casi, dal più complicato al più semplice, è possibile rimettere in strada, diciamo con relativa semplicità e economicità, se insomma vi date da fare un po' voi e trovate le persone giuste, un veicolo alla circolazione. Quindi è una cosa, secondo me, molto molto importante e che dà gratificazione.